Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati al quindicesimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri e quindi siamo esattamente a metà perché le domande sono 30 e questa è la numero 15. Io come al solito vi invito ad andare a vedere il primo video che avevo fatto di questo tag perché lì vi spiego un pochino in che cosa consiste, però se volete ve lo lascio anche in info box, quindi lo trovate anche scritto lì. Vi invito come sempre a fare questo tag, soprattutto se amate i libri e se amate leggere, perché è davvero interessante rispondere ad una domanda al mese, perché questo vi permette di riflettere tanto sulle letture che fate, vi permette di riflettere proprio sulle risposte, perché avete un mese di tempo per rispondere, quindi secondo me è veramente molto interessante, suscita davvero moltissime riflessioni. Quindi io vi invito a fare questo tag perché è davvero arricchito. A me sta piacendo tantissimo e lo trovo veramente arricchente. Ma veniamo alla domanda di oggi, anche se in realtà non è una domanda quella di oggi, ma oggi viene proprio richiesto di fare una cosa specifica. Viene richiesto di prendere un libro a caso dalla libreria, di leggere una frase qualsiasi ad una pagina qualsiasi, di fare la foto e di postarla. Io la foto ve la metto da qualche parte. E poi vi volevo leggere la frase che mi è capitata sotto gli occhi a caso. Intanto mi è capitata la pagina 7, quindi una delle prime pagine, perché l'ho aperto, diciamo così, all'inizio, quindi sono capitate le prime pagine, e la frase è questa. Naturalmente la telefonata era iniziata come peggio non poteva. Mirko aveva scambiato la madre per la figlia, si era messo a balbettare e aveva impiegato 3 orrendi minuti a convincere le donne della famiglia Lamandini delle sue buone intenzioni, nonostante l'ansimare da maniaco. Allora, ovviamente da questa frase voi non potete capire di che libro si tratta, ma il libro che mi è capitato tra le mani, perché comunque era il primo che avevo posato lì sullo scaffale, è L'amore ai tempi del telefono fisso di Gianluca Morozzi. Di questo libro ve ne ho parlato nel book haul estivo, anche se in realtà non l'ho ancora letto, quindi non vi so dire molto di più rispetto a quello che vi ho già detto nel book haul estivo. Però comunque ripercorre un po' tutta la comunicazione dal telefono fisso al cellulare, WhatsApp, all'interno delle relazioni di coppia. Quindi diciamo che parte dal telefono fisso e arriva ai giorni nostri. E la frase che è capitata a me riguarda il telefono fisso e mi fa piacere che mi sia capitata questa frase perché racchiude un po' l'essenza di quello che era usare il telefono fisso per chiamare la persona che ci interessava. Perché qui dice, risponde la madre, lui intanto l'ha scambiata per la figlia, perché questo poteva succedere quando si cercava qualcuno a casa, magari poteva capitare che la madre e la figlia o il padre e il figlio avessero voci simili e quindi poteva succedere di confondersi. Quando poi, diciamo, si telefonava, molto spesso c'era appunto questo filtro da passare, quindi la madre, la sorella, il fratello, il padre, chiunque rispondesse in quel momento, e quindi si doveva spesso rispondere anche a qualche domanda: chi sei, cosa vuoi, perché vuoi parlargli, richiama dopo, quindi insomma tutta una serie di cose che oggi non esistono più, ma che ai tempi potevano essere veramente frustranti, soprattutto se per fare quella telefonata aveva raccolto tutto il vostro coraggio, perché magari c'era timidezza, c'era imbarazzo, quindi insomma parlo anche di un'epoca in cui ero adolescente, quindi ovviamente più riservata, più timida rispetto a come posso essere oggi, e quindi magari si raccoglieva tutto il coraggio, si faceva finalmente questa telefonata e poi rispondeva la madre che faceva il terzo grado e quindi ci si sentiva magari ancora più in difficoltà. Io devo dire che sono stata abbastanza fortunata perché tutti i ragazzi che ho avuto, sia quando ero adolescente che dopo, avevano una madre comunque abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Quindi io telefonavo, chiedevo di parlare con la persona e mi veniva passata quella persona senza troppi problemi. Però dai racconti che facevano le amiche, gli amici, so che non era per tutti così. Ci sono persone che hanno dovuto affrontarsi parecchi interrogatori prima di poter parlare con la persona.
A me era successo solo una volta, ma con una mia amica. Io avevo chiamato una mia amica della scuola, quindi una mia compagna di classe, aveva risposto la madre, io avevo chiesto se potevo parlare con Valentina, che era appunto questa mia amica, avevo detto semplicemente sono una sua compagna di scuola ed era partito il terzo grado, come ti chiami, dove abiti, perché vuoi parlarle, cosa fate oggi, quando è che vi mettete a studiare, insomma tutta una serie di cose che mi avevano lasciata abbastanza perplessa, perché comunque avevo dovuto giustificarmi e rispondere a tutte queste domande. Poi finalmente sua madre ha deciso che io ero idonea per parlare con sua figlia e me l'ha passata, però è stato veramente difficile riuscire ad arrivare a lei. E insomma, questa mia amica aveva effettivamente una madre un po' così, che faceva un po' il terzo grado, che la controllava un po', insomma, tutte queste cose, e quindi non era facilissimo riuscire a contattarla. Però devo dire che con i ragazzi invece per fortuna non mi è capitato e quindi ho avuto la vita abbastanza facile da quel punto di vista. Tuttavia il telefono fisso era comunque emozionante sotto certi aspetti perché c'era appunto questo filtro, come vi dicevo, della madre, del padre, della sorella, insomma di chiunque rispondesse al telefono, che creava un'emozione in più, un imbarazzo in più, una paura in più, quindi quando finalmente si riusciva a sentire la voce della persona che stavate cercando, era un po' come una sorta di liberazione, finalmente ce l'ho fatta, un po' come quei giochini del computer in cui bisogna passare dei livelli, finalmente ho passato il livello successivo. Quindi insomma era un po' così, però secondo me toglieva anche qualcosa, toglieva l'emozione del primo contatto, perché oggi se voi volete contattare una persona che vi interessa, sapete che 99,9 su 100 parlerete direttamente con quella persona. Invece con il telefono fisso non era affatto scontato che andasse così, anzi molto spesso era quasi scontato che rispondesse qualcun altro. E quindi l'emozione del primo contatto veniva un po' a mancare perché subentrava il fastidio di sentirsi interrogati. E quindi secondo me questa cosa un po', diciamo, andava persa. Invece oggi l'abbiamo recuperata e forse abbiamo perso dell'altro oggi, perché oggi c'è WhatsApp, ci sono i messaggi e quindi prima di arrivare magari a sentirsi a voce ci sono tutta una serie di messaggi che si mandano. E quindi in un certo senso abbiamo perso un'emozione dall'altra parte. Quindi insomma, io penso che ogni epoca abbia comunque le sue emozioni. Ma non mi voglio dilungare troppo perché altrimenti poi straparlo e vado anche fuori tema. Quindi diciamo che la domanda non domanda del tag di oggi è questa. A me andava di rispondere in questo modo, quindi ho letto la frase, mi sono anche sentita di raccontarvi qualcosa, di condividere un po' qual era, diciamo, l'emozione che girava intorno al telefono fisso. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete vissuto l'amore ai tempi del telefono fisso e come l'avete vissuto, oppure se siete della generazione dopo la mia, quindi non avete passato questa fase del telefono fisso. Fatemi sapere se preferite i messaggi oppure se preferite sentire la voce della persona che vi interessa. Io mi fermo con questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.